Siamo figli e figli della stessa lotta, altro che bussola, abbiamo proprio perso la rotta. Questa realtà è bigotta, una condotta corrotta non può finire male, come Tristano Isotta, e non chiamarlo buonismo, che in fondo il patriarcato è padre anche del capitalismo. Per il dominio morale della morale cristiana, la lotta non è vana, ma c'è una cosa strana. E dimmi fratello, qual è il maschile di puttana? E non puoi dire a una donna come fare la donna, è mansplaining. Non puoi cercarti una donna da chiamare Madonna. E sulle altre slut shaming, su quanti maschi viene fatto body shaming, su quante donne viene fatto body shaming. Nella parità l'unica verità che si capisce è che il discrimine non lo sa chi non lo subisce. E tornarono le streghe con pozioni da bere a dare una speranza in questo museo delle cere. E tornarono le streghe contro queste schiere di inquisitore e inquisitrice ancora più nere. E tornarono le streghe contro tutte le leghe alla ricerca del piacere, ad abbattere barriere. E tornarono le streghe senza più bandiere, ma con la forza del viola e la forza del sapere. E tornarono le streghe con pozioni da bere a dare una speranza a questo museo delle cere. E tornarono le streghe contro queste schiere di inquisitore e inquisitrice ancora più nere. E tornarono le streghe contro tutte le leghe alla ricerca del piacere, ad abbattere barriere. E tornarono le streghe senza più bandiere, ma con la forza del viola e la forza del sapere. Essere maschio e femminista è fatto di istanti, è un percorso di ricadute e di evitamenti, di momenti riflessivi, poi di fughe in avanti, di domande, domande e risposte importanti. Ci hanno costruito con costrutti mentali, i più difficili da distruggere sono i più banali. Il machismo nel rap è figlio del ghetto, lontano da noi, non vedi quanto ci stai stretto. Ci sono uomini legati al ruolo assurdo dell'unico buffissimo principe azzurro. Se lei ti ha lasciato, al limite è una stronza e non una puttana. Hai il cuore spezzato, vuoi vendetta e che fai se la incontri per strada? Il colpevole è sempre chi la violenza la compie. E c'è solo una regola, fratelli: mai smettere di farsi domande. Se una donna si fa foto nuda o mentre fa sesso e le manda al suo partner, non è un errore. Lei non è una puttana che si merita la gogna, cazzo. È chi le diffonde a commettere un reato, o almeno speriamo che lo sia presto. Si chiama revenge porn. Gli uomini cercano di educare le donne a non essere stuprate. Gli dicono come vestirsi, come comportarsi, gli orari in cui possono o non possono essere libere di uscire di casa. Forse sarebbe più semplice educare gli uomini a non stuprare, o comunque avrebbe più senso. E tornarono le streghe con pozioni da bere a dare una speranza in questo museo delle cere. E tornarono le streghe contro queste schiere di inquisitore e inquisitrice ancora più nere. E tornarono le streghe contro tutte le leghe alla ricerca del piacere, ad abbattere barriere. E tornarono le streghe senza più bandiere, ma con la forza del viola e la forza del sapere. E tornarono le streghe con pozioni da bere a dare una speranza in questo museo delle cere. E tornarono le streghe contro queste schiere, l'inquisitore e inquisitrice ancora più nere. E tornarono le streghe contro tutte le leghe alla ricerca del piacere, ad abbattere barriere. E tornarono le streghe senza più bandiere, ma con la forza del viola e la forza del sapere.